Eccoci, bentornati su Go Games, siamo su Zelda Tears of the Kingdom e in questo video andremo finalmente ad affrontare Re Ganondorf. Quindi se avete seguito il video precedente sapete già come dovete comportarvi davanti a lui e cosa faremo in questa boss fight. Ho deciso di non utilizzare la build osso, ho mangiato una pietanza che mi aumenta i cuori, visto che ancora non ho avuto il tempo di esplorare tutti i sacrari, ne abbiamo fatti credo poco più di una cinquantina sul canale, ovviamente arriveranno tutti, ma insomma mi avete chiesto di vedere il percorso per arrivare da Ganondorf e come batterlo, per cui facciamo prima questo, poi continuiamo il resto. Ovviamente andremo a recuperare tutto quello che il mondo di Tears of the Kingdom ci offre e giovani lo giocherò come se non avessi mai giocato un videogioco prima d'ora. Magari non proprio così, ma lo giocherò senza utilizzare lo scudo, scappando, insomma lo giocherò veramente impacciata per farvi vedere quanto è semplice questa fight combattuta in questo modo qui. Veramente facile, è bellissima da vedere, il finale sarà strepitoso che ovviamente non vi farò vedere, ma lo vedrete voi stessi, al massimo arriverà un video a parte, quindi se vorrete lo andrete a vedere, ma sarà veramente tanto facile da fare e lo giocherò appunto come se non esistesse lo scudo, come se non sapessi usare le armi, come se non sapessi affrontare una boss fight. Possiamo andare, una volta affrontate le prime 4 ondate di nemici, possiamo dirigerci dal buon Ganondorf e spaccargli la faccia. E ci siamo! Ci tua! Vergogna! Come potete vedere, così facciamo una marea di danno. 2 secondi, prima fase andata. Facci duo. Scusa la testa! Presa i demoni per te, finita! E niente, ci prendo lo stesso, non possiamo scappare. Ma tanto, non ci fai paura perché... E ancora, come potete vedere, giovani, cioè, anche se giocate male, come sto giocando io di proposito, non sto facendo parry, è veramente easy così. Aspetta, va, che questo fa schifo abbastanza. Che spettacolo! Thank you.
poi ci sarà il drago che ci riporterà su, quindi non c'è il rischio di cadere, non vi preoccupate. Spettacolare questa boss fight, veramente spettacolare, tanta tanta roba. Vediamo se ci arriviamo da qui. No, dobbiamo avvicinare di più se vogliamo usare solo arco e frecce. È molto molto semplice, eh? È solo un po' lunga, ma niente di complicato. Mamma mia che botta, lo sapevo io. Lo zaccagniamo. Da qua, ossia. Sì.